Chiamparino, buonasera. Presidente Chiamparino, senta, la sua riconferma alla presidenza della fondazione della Compagnia di San Paolo. Guardi, non c'era da riconfermare nulla perché non c'era l'ordine del giorno, né le mie dimissioni né la richiesta di dimissioni. Ecco, ma secondo alcuni è poco opportuna questa sua riconferma, presidente. Lei come risponde? Che chi ha sostenuto questa tesi è stato smentito dalle posizioni espresse nel consiglio della fondazione medesima, che è l'unico che è titolare a dare quel giudizio. Ecco, però non sarebbe meglio evitare dichiarazioni di carattere politico, visto che insomma vuole rimanere a fare il presidente della fondazione? Ma guardi, caro signore, che nessuno di noi è privato dei diritti civili. Sul suo futuro in politica, ciao. Ha detto che insomma non, per il momento non ritornerà. No, e se io torno in politica lo torno garantendo che non ci sarà nessuna interferenza e nessuna sovrapposizione con il mio ruolo attuale. Buonasera. Immagino che lei sia il Fatto Quotidiano, qualcosa del genere, no? È facile intuire che io sia del Fatto Quotidiano? No, non so, io chiedo a lei. Sì, sono del Fatto Quotidiano. Lo immaginavo. Perché? Qual è il problema? No, nessuno. Ecco, sul comune di Torino, presidente. Sindaco Fassino, ha ereditato un buco di bilancio da lei? Non ho ereditato nessun buco, tant'è che il bilancio è stato sempre in equilibrio e ha ereditato un indebitamento per fare investimenti. E ha ereditato anche una spesa di funzionamento che è la metà di quella che secondo la commissione Antonini sui costi standard avrebbe diritto ad avere il Comune di Torino, che è esattamente quello che dovrebbe fare l'Italia: risparmiare sulle spese di funzionamento della pubblica amministrazione e spendere per investire.